Oggi è mercoledì 18 novembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 18 novembre 1820. Esattamente 2 secoli fa, mentre con l'equipaggio della sua nave cerca nuove colonie di foche da cacciare, a sud di Capo Horn, il navigatore e cacciatore statunitense Nathaniel Palmer avvisa della terraferma coperta di ghiacci. Scopre così il continente Antartico. Palmer però non sbarca in Antartide e prosegue la sua ricerca delle foche da cacciare. Successivamente, insieme al navigatore George Powell, scopre il vicino arcipelago delle isole Orcadi meridionali. Si guadagna così il riconoscimento di primo uomo ad avere avvistato e descritto l'Antartide. Il primato però gli viene contestato perché altri due rivendicano di aver scoperto, navigando, la terraferma di cui nessuno prima aveva saputo l'esistenza. Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Mikhail Lazarev, a capo di una spedizione russa, affermano di aver visto una piattaforma di ghiaccio sulla costa della principessa Marta, in seguito nota come la piattaforma di ghiaccio di Fimbul, il 27 gennaio 1820. Poi il britannico Edward Bransfield afferma di aver avvistato, 3 giorni dopo i russi, la penisola Trinity. Sta di fatto che nessuna delle 3 spedizioni che si contendono il primato sbarca sul continente. Nel diario di bordo della nave per la caccia alle foche Cecilia, comandata dal capitano inglese John Davis, si legge che verso le 10 del mattino del 7 febbraio 1821 una lancia sia stata inviata per far sbarcare dei marinai su un vasto pezzo di terra, per poi tornare indietro dopo circa un'ora senza aver trovato delle prede. Sarebbe stato questo il primo sbarco in Antartide di cui si abbia notizia. Essendo solo una leggenda, il presunto sbarco di un navigatore polinesiano, Ui Te Rangiora, che sarebbe avvenuto già nel VII secolo. Sta di fatto che il primo sbarco di cui si abbia effettiva prova in Antartide, per la raccolta di campioni geologici, è quello degli esploratori norvegesi e neozelandesi imbarcati a bordo della nave norvegese Antarctic, avvenuto ben 74 anni più tardi, il 24 gennaio 1895. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.